la parola alla presidente della FNOPE, la presidente Mangiacavalli, che proietterà delle slide. Presidente, buongiorno, quindi anche per lei 10 minuti a disposizione. Prego. Buongiorno, ringrazio la dodicesima. Abbiamo delle slide, manderemo poi uno scritto rispetto alla nostra audizione. Intanto ringraziamo, ripeto, la Commissione per averci dato questa possibilità. Ovviamente nelle nostre brevi riflessioni che poi produrremo ci siamo come dire, focalizzati sulla missione 5, inclusione e coesione, e sulla missione 6, salute. Rispetto a queste missioni abbiamo fatto nostre le parole chiave contenute nel documento in analisi e sostanzialmente attorno a queste parole chiave, quindi territorio, prossimità, innovazione e resilienza, andiamo a esplicitare quelle che sono le riflessioni che ha fatto la Federazione. Riflessioni che tengono anche conto di un ragionamento allargato, perché la Federazione Infermieri ha costituito un advisory board fatto anche da insomma, referenti istituzionali esterni alla nostra professione, e con loro abbiamo declinato questo che poi invieremo all'attenzione della dodicesima commissione. Che cosa contiene questo documento? Contiene un'analisi delle attuali criticità che derivano un po' da questi mesi rispetto alla nostra professione, alcune opportunità che noi proponiamo e alcune azioni. Questa parte nello specifico la presenterà il tesoriere, io mi permetto solo di far presente alcuni concetti. Intanto il concetto di resilienza, che noi abbiamo molto condiviso all'interno del documento, resilienza passa anche attraverso il fatto di investire su modelli innovativi sulla valorizzazione delle competenze. Resilienza, secondo la Federazione Infermieri, non vuol dire accudire l'arretratezza. Quello che noi abbiamo di fronte con il Recovery Plan è un impegno straordinario, anche economico, che riteniamo non debba necessariamente essere investito su, come dire, un accudimento di attuali modelli in qualche modo obsoleti. Chiediamo un investimento su modelli innovativi e su una valorizzazione delle competenze. Quali sono questi modelli innovativi? Probabilmente non è anche ritenuto innovativo per molti, però riteniamo che ad esempio sulla parte territoriale, che è l'altro elemento fondamentale, il distretto debba essere rilanciato. Il distretto come contenuto e come contenitore, perché il problema del recovery plan non è solo quello di ridisegnare, o del territorio, non è solo quello di ridisegnare i nuovi contenitori, ma soprattutto i contenuti. E allora l'innovazione nei modelli organizzativi e anche nella tecnologia, anche nelle modalità operative, passa attraverso anche questi contenuti. E noi abbiamo bisogno di fare in modo che ci sia una rete territoriale e professionisti che lavorano in rete. Rete territoriale con le caratteristiche di un contributo di più professioni e anche di più setting assistenziali, perché la famosa dicotomia ospedale-territorio passa anche attraverso questa innovazione, perché l'ospedale è un di cui del territorio ed è un di cui della rete territoriale. L'ospedale è quella struttura dove viene preso in carico il nostro cittadino dentro un particolare setting, che è quello legato e caratterizzato dall'intensità di cura e dall'intensità di assistenza. Dopodiché l'ospedale è fortemente inserito, è integrato, interconnesso in un territorio dove convivono e cooperano più professioni, più istituzioni, più enti, perché c'è anche tutta la parte degli enti locali e sociale, oltre che socioassistenziale. Quindi in questo senso, modello innovativo, intendo una rete territoriale allargata, una rete territoriale che lavora in sinergia. Presidente, abbiamo... In questa rete, ovviamente per la professione che rappresento, ci sono anche... Presidente Mangiacavalli, allora abbiamo problemi, credo... Ecco, di audio. Magari provi a disattivare il video, forse riusciamo a sentirla meglio. Provi. Così va meglio? Meglio, sì, prego. Okay. Quindi in questa rete territoriale allargata e fortemente interconnessa
ovviamente, come dire, la professione infermieristica, anche rispetto ai decreti precedenti che il governo ha adottato, ad esempio il decreto rilancio, può giocare un ruolo importante con infermieri di famiglie e di comunità, che non è però isolato all'interno di questa rete, ma è fortemente interconnesso. Quindi il modello che noi vediamo è quello del distretto. E su questo io faccio una particolare raccomandazione alle forze politiche, alle istituzioni che hanno avuto come dire, l'interesse ad ascoltare queste nostre riflessioni, perché credo che si debba un pochino uscire dai contenitori fisici e piccoli. La rivoluzione del territorio, l'innovazione del territorio, la resilienza del territorio non può passare attraverso i singoli studi, i singoli luoghi, ma deve passare attraverso la rete. Ecco, su alcuni aspetti specifici, gli ultimi minuti li lascio al tesoriere per illustrare il documento che poi invieremo. Grazie. Benissimo. Prego, dottor Cicolini. Sì, grazie. Grazie, mi associo al ringraziamento, ecco, per questa opportunità che ci è stata data dalla 12ª Commissione. Ed aggiungo a quanto già detto dalla Presidente che sostanzialmente questo documento offre una grande opportunità di miglioramento del nostro servizio sanitario nazionale, e con un coinvolgimento e un investimento strategico sui professionisti, quindi anche sul personale infermieristico. Le nostre riflessioni sono legate ad alcune necessità che sottoponiamo alla vostra attenzione. In primis quella di sviluppare e ampliare quelle competenze del personale infermieristico per adeguarle sostanzialmente alle esigenze dei vari setting assistenziali, quindi sia della rete ospedaliera ma anche in particolare quella della rete territoriale. È necessario quindi un investimento per definire anche una piena ed esclusiva funzione di cura, cercando di superare quella frammentazione e disomogeneità dei vari modelli regionali. Questo attraverso una garanzia, intervenendo su una presa in carico proattiva anche attraverso i nuovi strumenti di teleassistenza che sono ben citati quali investimenti strategici nel documento. E ovviamente dobbiamo necessariamente sottolineare la necessità di assicurare un'assistenza infermieristica territoriale, anche potenziando e diffondendo a livello nazionale il ruolo già presente dell'infermiere di famiglia e di comunità, che sicuramente permette e può permettere di migliorare la presa in carico dei pazienti, quindi monitorare la corretta aderenza terapeutica, collaborando sempre nella rete con gli altri professionisti sanitari. In più, altra riflessione legata alla necessità di risolvere il fabbisogno di personale e nello specifico di quello infermieristico, sia in termini di programmazione degli accessi ai percorsi di studio, sia migliorando anche le prospettive di carriera. Ad oggi, come citato nel documento, sono presenti 5,8 infermieri per 1.000 abitanti, notevolmente inferiori rispetto alla media OCSE, che ne prevede 8,8 per 1.000 abitanti. Quindi è necessario avviare anche una riforma del percorso di formazione, con un graduale aumento dei posti programmati per le lauree in infermieristica, ma in particolare per l'accesso alle lauree magistrali. Questo per garantire dei flussi costanti di infermieri in relazione alle esigenze dei servizi dei prossimi anni. Quindi è con un obiettivo che è necessario porsi, minimo da realizzarsi entro il decennio, almeno di avere una disponibilità di almeno un 20% di professionisti infermieri ad elevata specializzazione nei diversi setting, nelle diverse aree dell'assistenza. Però è indispensabile passare attraverso, per raggiungere questi obiettivi, attraverso il potenziamento dell'offerta universitaria, quindi garantendo anche ad ogni ateneo, con attivi già dei corsi di laurea in infermieristica, un numero minimo di docenti, che noi abbiamo identificato in un minimo di tre docenti del settore scientifico disciplinare MED 45, con la possibilità di avere un'assegnazione riservata da parte del NUR. Un'assegnazione del NUR per garantire che siano finalizzati esclusivamente all'acquisizione di punti organico per quello specifico settore disciplinare. Ricordo
soltanto che attualmente abbiamo solo 34 infermieri docenti a livello accademico di medio 45 strutturati in 41 corsi di laurea e con più di 205 sedi. Volendo soltanto riportare un altro numero, il rapporto docenti-studenti è di circa 1 a 1350 per il settore medio 45. Se comparato con altri settori scientifico-disciplinari abbiamo rapporti, vede ad esempio il settore dell'odontoiatria, di rapporto di 1 a 6. E inoltre è necessario continuare e garantire all'interno dei percorsi formativi anche uno sviluppo che possa garantire una formazione specialistica mediante l'istituzione di scuole di specialità e di dottorati, aumentando anche il numero di dottorati. E infine vado a concludere. Ricordiamo anche la necessità di valorizzare la professione con interventi specifici sui percorsi di carriera, cercando di garantire un percorso coerente con i ruoli da ricoprire nel tempo all'interno durante l'attività lavorativa, garantendo anche un sistema che sia in linea con gli altri paesi membri dell'Unione Europea. Questo anche al fine di valorizzare e motivare il personale attualmente in servizio nel Servizio Sanitario Nazionale. Grazie. Benissimo, grazie a voi. Do a questo punto la parola.